benvenuti a Mecna e a Coco, ovvero i due Corradi. Ciao, ciao, benvenuti, ragazzi. Ciao. Olè, che coppia, ciao, che Paolo. Scoppia, ragazzi. Sì, è stato. Bene, voi? Bene, un po' stanchi. Vabbè, siete in giro ovviamente, insomma, di, sì, di promo. Sì, poi sono arrivato stamattina da Napoli, quindi ho fatto subito un long trip. Subito pioggia, tra l'altro, qua a Milano. Esatto, sì. Lui bello abbronzato, vedi, si porta ancora dietro questa abbronzatura. Dormi in treno? Sei uno che dorme in treno? No. Manco io. Scomodissimo. Aereo? Nemmeno, in aereo ancora peggio. Una vita difficilissima, te lo dico veramente. Bromance, ragazzi, esce il 22 ottobre questo joint album. Intanto mai titolo fu più azzeccato. Vero? Sì, ci sta. Azzeccatissimo per voi due, vista questa. Comunque vi sentivo prima, secondo me voi potete dire lo di possiamo voi. Dire, no? Sì. Cioè, non è legato al genere bro, perché sarebbe sister, se no, però lo usiamo lo stesso, dai, vabbè. Sì. Anch'io sono un po' la vostra bro. Ma certo. Sì, bella bro. Sì. Bella, quindi ragazzi, esatto, questo termine, cioè, cosa significa? Sta a significare proprio la vostra fratellanza anche, insomma, artistica, giusto? Sì, diciamo che ci piaceva un po' l'unione di queste due parole, la parola brother e la parola romance, che un po' rispecchiano un po' la nostra amicizia, un po' anche il nostro mondo musicale. Certo. Quindi sì. Ma prima di addentrarci nel particolare dell'album, voi vi siete conosciuti in quale occasione? Perché è stato in realtà un produttore, no, a farvi incontrare per la prima volta. Sì, allora in realtà a livello artistico la prima volta che abbiamo collaborato è stato nel disco di Night Skin, che è appunto un produttore che, insomma, a cui vogliamo bene entrambi. Però in realtà ci eravamo scritti, io avevo sentito delle sue cose, lui aveva sentito delle mie, ci eravamo scritti e, come dire, ci siamo un po' riconosciuti. E poi ci siamo visti a Londra, sì, un giorno che io ero andato, lui viveva là, ci siamo incontrati e da lì partite le mille sessioni di scrittura. Esatto. Capito? Loro si incontrano a Londra, noi al massimo qua al bar di fianco. Ognuno ha quel che si merita, Matteo. Esatto. Insomma. Ma noi abbiamo la più bella, scusa. Avete giocato su un bel pezzo di rap del 95, Mecna e Cocco, la più bella. Mecna e Cocco, la più bella, su RTL 102.5 alle 15:14 minuti all'interno di The Flight. I ragazzi sono in studio qui con noi oggi, li ringraziamo innanzitutto per esserci in presenza, perché è sempre un piacere avere gli ospiti in studio dopo tanto tempo di distanza. E grazie anche per averci reso i re dei paraculi, perché possiamo dedicarla a Paola. grazie di cuore. Matteo, dopo questo annuncio mi hai comprata, cioè, per i prossimi sei mesi. No, senti, andiamo invece su questa bellissima cover che è presente all'interno del disco, anzi apre il secondo lato, se ricordo bene. Innanzitutto Raff si è fatto sentire? Sì. E? Eravamo sentiti, ha apprezzato, ci ha scritto entrambi, gli è piaciuto anche preso il disco bene. In realtà. Sì, sì, quindi... super bene. Ci continua a taggare nelle storie. Sì. Ah sì? Sì. C'ha il tag molesto, Raff. No. Un po' molesto. No. Beh, avete detto che avete giustamente, volutamente, insomma, cercato una canzone anni 90, no? Poi appunto quelli anche che sono i vostri anni, chiaramente. C'erano altre canzoni che avreste voluto reinterpretare in questo modo prima di poi scegliere questa? Ma ce n'erano un po', sì. Allora, in realtà questa qua poi è stata proprio la più giusta, perché se ci pensi proprio a livello musicale ci è venuto proprio naturale renderla 2021, era già super contemporanea a livello anche di quello che facciamo noi normalmente. Però sì, avevamo un po' di idee di alcuni pezzi. Anche l'infinito di Raffa mi sarebbe piaciuto, per esempio. Sì, è vero. È vero, io ero molto legato alla più bella, devo dire la verità. Sì, pure io. Però sì, anche infinito era una bomba. Intanto al 378-378-1025 ci scrivono Mecna, Coco, complimenti, avete tirato fuori un album pazzesco. Quindi vedi, anche i nostri ascoltatori concordano. Grazie. E a proposito, grazie, perché abbiamo scroccato le felpe del vostro meraviglioso merchandising. Perché oltre a quello fate anche un merchandising incredibile. Non ditelo che poi dicono, voi le regalate agli altri. No, vabbè, quel che è giusto è giusto. Senti, continuiamo il viaggio all'interno di questo disco che si chiama Bromance. Mecna e Coco in studio con noi quest'oggi su RTL 102.5, anche Chicago. Chicago, sempre dal vostro nuovo album che si chiama Bromance. Produzione questa forse è la più black, possiamo dire, anche quasi funky in alcuni tratti, vero? Senti, ma sto sax, scusate, ma senti che roba sotto. Clamoroso, chi è che suona qua? È un abbiamo chiamato tre fiati, perché poi anche nel ritornello c'è una parte appunto con dei fiati, e alla fine abbiamo fatto un po' di improvvisazione, abbiamo fatto fare un po' di improvvisazione e ne abbiamo estratto questa coda che ci piaceva proprio
quasi chiude il disco, perché poi è il penultimo. Ma molto ambiente, molto, cioè la bella situazione, non so come dire, sì, in modo più giovane di così. Però fa molto la situa, no? È vero. Ragazzi, voi in questo album vi siete veramente dati in tutto e per tutto, nel senso che vi siete mischiati, avete mischiato le vostre esperienze, la vostra vita proprio a livello umano. Raccontateci, sì, qualche aneddoto. Siete andati in Toscana a scriverlo? Vi, sì, siete reclusi per una settimana, ci avete detto? Sì, diciamo per due settimane. Spezzate, sì, siamo stati in questa, in questo B&B, in questa villa in Toscana, nel nulla, a Greve in Chianti, e sì, là ci siamo lasciati trasportare, abbiamo fatto questa esperienza che poi è stata la prima in assoluto per me, anche proprio di scrittura insieme ad un altro artista, e quindi è stata, sì, al di fuori di tutto è stata un'esperienza comunque bellissima. È stato principalmente di scrittura, è, sì, stato molto interessante appunto confrontarsi con un altro artista. E infatti com'è stato? Perché sappiamo che per esempio ci sono anche differenze chiaramente tra di voi proprio come carattere, no? Cioè quindi tu e Mekna sei più istintivo, mentre tu invece Coco ragioni di più in un certo, sì, senso. Sì. Quindi com'è stato poi riuscire a lavorare insieme? Diciamo che questo forse ci ha aiutato un po' a completarci anche, sì. Ho avuto una grande mano dalla sua istintività, questo è sicuro, altrimenti forse stavamo ancora in Toscana adesso. Perché però tu scriveresti, cioè continueresti a cambiare, sì, diciamo, le po', rime. Sì, sono un po' frenato, ci penso, okay, forse fin troppo a volte alle cose. No, beh, sì, effettivamente questa cosa ci ha completato, perché invece io, che sono più istintivo, tratto giovamento da lui, che a volte diceva no, aspetta un attimo, magari quasi può dire meglio, e poi effettivamente, come dire, trovavamo sempre la quadra dei pezzi, quindi sì, è stato bello. Forse è l'unica cosa che abbiamo di differente, per il, certo, resto siamo, sì, molto simili. Vero. Si butta via tanto quando si scrive, perché i rapper scrivono tanto, tante parole, si butta via, no, anche tanto? Sinceramente noi, io non abbiamo, no, buttato niente. No, non ma si butta via genere, niente. No, in genere sì, in genere. No, sì, esatto, perché quando ci mettiamo a scrivere abbiamo già, come dire, un po' le idee chiare, quindi è difficile che tipo io mi metto a scrivere. Sì, sì. Se che ci sia qualcosa poi da scartare, ok. Sì. Comunque già c'è un grande lavoro dietro a un featuring, a una collaborazione di un singolo brano. Immaginiamo cosa c'è dietro alla collaborazione di un intero album. Quindi sì, bravi ragazzi. A tra poco torniamo in The Flight con Mekna e Coco. Calendario, Mekna e Coco, sorretti alle 102.5 alle 15:31. Allora, prima di approfondire questo calendario, visto che da gennaio si torna on the road, si torna, sì, e si torna a suonare, ragazzi, voi siete in giro ormai da un bel po' in realtà, quindi una domanda che in realtà riguarda la realtà attuale, quella che ci circonda, soprattutto quella del rap. Adesso in Italia c'è una città che è la scena del rap più di altre? C'è un posto, più Milano, più Roma, più Napoli, magari? Così nel Coco caso si trasferisce Matteo, eh? Beh, no, cioè, c'è sempre da imparare. Mi sa che ci sei dentro, dai. Esatto. Secondo me Milano. Sì, Milano. È sempre Milano, sì. Cioè, resta il fulcro di tutto, sì. Ma più per le opportunità, appunto, di, chiamiamolo, lavoro. Cioè, vedi, comunque, noi siamo a Milano, siamo qua. Esatto. Case discografiche. Sì, team tutto di produzione, nasce qui. Sì, tutto sì, è qua. Sì. Sì, sì, probabilmente sì. Dove chiama il business, insomma. Beh, pur essendoci però appunto tantissimi artisti che vengono appunto da Roma, da Napoli, sì, non sì, solo. Sì, però sì. Però appunto, come dice Corrado, poi le cose partono, succedono okay, okay, qui. Mm. Sì, sì, si confezionano, esatto, magari. Esatto, cioè, quindi esatto, alla fine poi ci si ritrova qua. Infatti, sì, tantissimi. Sì. Vabbè, noi, nessuno di Milano, però esatto, siete qua, certo, in qua, effetti è vero. Succederà una bellissima cosa l'8 gennaio a Bari, l'inizio del vostro tour, sì, 6 date per adesso, il calendario naturalmente in aggiornamento, sì, carichi? Sì. Cavolo, sì, 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 non sì, vedo l'ora. Poi un tour insieme io, sì, lo aspettavo da un po'. Durante tutta la lavorazione del disco comunque non facevamo altro che parlare di quando l'avremmo portato in tour, quando avremmo iniziato con i live, perché comunque i live comunque sono un emisfero molto importante della nostra musica, della nostra carriera, quindi il next step per questo disco è portarlo live sicuramente. Tra l'altro saranno dei live con una full band. Full band, una sì, band sì, vera, sì, sì, vera, assolutamente. Vera. Infatti ora, come dicevamo, stavamo un po', stiamo iniziando, come dire, a scegliere i brani, arrangiarli, è tutta la parte più, sì, bella questa qua. Certo. Perché poi ci prepariamo e poi si va. Vi divertite?
E allora 8 gennaio a Bari, 15 gennaio a Padova, 22 gennaio a Bologna, 28 gennaio a Napoli, 29 gennaio a Roma, per chiudere il 31 gennaio proprio qui a Milano, visto che la citavamo, all'Alcatraz. Grazie mille Mecna, grazie mille Coco, in bocca al lupo per tutto. Ragazzi, grazie di cuore. Grazie. Buona continuazione, in bocca al lupo per tutto. È il vostro bromance spacca. Grazie. Grazie. Ciao. E grazie che ci avete confermato che anche il nostro qui a The Flight è un bromance comunque. Quindi noi siamo contenti. Abbiamo anche la felpa adesso.